di questi 10 signori, c'è Tenotelli, c'è Terulli, c'è grandi opinionisti, facetemi sentire me e dico fuoco, così scesi fuoco amico. Fuoco amico, perché noi ci rivolgiamo a tutti gli amici che pazientemente ci seguono e, come disse la settimana scorsa, ci supportano, e noi abbiamo bisogno del loro supporto. E anche sopportano. Quello è già scontato che ci sopporta, perché sopportare roba come noi, che ha diversamente giovane, molto diversamente giovane, ci vuole tanta esperienza. E salutiamoli questi amici, caramente. Saggezza, li salutiamo con affetto, chiaramente. È ovvio che noi, siccome siamo amanti delle novità, non abbiamo uno studio televisivo da cui fare partire le trasmissioni. No, a noi ci piace essere itineranti. E io sto provando un sacco di piacere nell'essere itinerante, perché sto scoprendo vari locali, localini, posti diversi, dove uno più bello dell'altro, più carino dell'altro, dove ci danno la loro ospitalità per fare la trasmissione. Oggi, per esempio, noi siamo in un locale, Caffè Europa, di Luca e Daniele, gentilissimi, allegri, con una sola colpa: conoscono il famoso professore Pantani. Uno dei due è stato pure alunno. Sono piccoli difetti, dai. Insomma, grandi, sono tare, grandi, non piccoli difetti. Grandi, queste sono tare ereditate. Ecco, due fratelli in gamba, d'accordo. E come è in gamba il papà. Quindi già abbiamo detto tutto. E nel dire tutto, ovviamente, caro Vittorio. Dove si trova il bar Europa, però? Come no? Via Luigi Sturzo, la famosissima via Luigi Sturzo, che immette su quello che è il feudo di Pantani, cioè Piazza Le Ariosto. Sì. Quello che era la scuola media. Esatto. E poi da dietro lui ha il quinto ennio. La scuola media di via Imbriani. Non ne parliamo, è tutto casa Pantani. Siamo contenti. 50 metri da qua. Siamo contenti anche di questo. Il Lecce domenica, caro Vittorio, aveva una partita che noi non abbiamo esitato a dire il giovedì scorso, che era molto difficile, e direi anche, abbiamo aggiunto la parola, possibilmente anche un po' decisiva. Ora, è insidiosa, abbiamo detto. Nell'essere decisiva forse abbiamo anche esagerato, però nell'essere insidiosa avevamo visto giusto. Il Rende è una squadra tosta, che si fa forza di un campo impossibile e soprattutto si fa forza di un entusiasmo impossibile. Quando io ho saputo quanti erano gli spettatori in una partita di cartello che per il Rende è stata in massimo, erano 1120, la media di 400. Quando ho saputo l'incasso, il favoloso incasso fatto con Lecce di 6520 euro, ho detto: oddio, eppure questa squadra era quarta in classifica, oggi quinta. Quindi effettivamente era difficile questo campo. Il Lecce è passato, in un certo modo è passato, è riuscito a farcela, ha messo pressione al Catania, perché l'indomani il Catania col Francavilla, è vero, ha vinto, però ha dovuto sudare, ha sudato parecchio, e quindi l'inseguimento potrebbe anche logorare il Catania. Io dico solo questo. Adesso la parte tecnica ce l'aggiungono i miei amici Vittorio e Mauro. A te, prego. Mario, la partita di domenica con il Rende è stata una, diciamo, bruttina, una brutta partita, forse una delle peggiori giocate da Lecce. Innanzitutto abbiamo iniziato con una formazione inedita, io non l'ho capita, ma poi ho chiesto a 10-15 amici miei con i quali mi incontro giornalmente, e anche loro non l'hanno capita quella formazione. Però l'aveva capita Piverani, perché tutto sommato ha vinto, e quindi l'ha capita lui. È chiaro, ha concesso, a mio parere, un po' di turnover a qualcuno, ha fatto riposare qualche altro. Noi non possiamo giocare. Prego, continua, poi ti dico. No, una cosa. Vabbè. Niente, la formazione su 11 giocatori, cambiarne 4 da una partita come quella col Catania, giocata bene, giocata al livello del Catania, e con un giocatore che aveva risolto la partita, e che questo giocatore resta in panchina,
poi ho notato che i due terzini sinistri, Ciancio e Di Matteo, vengono messi da parte, vengono messi in panchina e gli viene preferito un legittimo. Insomma, ho visto cose molto strane, Mario, ho visto cose molto strane. No, è un pensiero mio. Oh, però al di là del risultato, al di là della prestazione, al di là di tutto, per motivi extra calcistici, extra tecnici, io ti dico che la vittoria di Rende mi ha convinto che Lecce vincerà il campionato. Questa è una cosa positiva. No, a me piace fare una chiosa a quello che hai detto prima. È tutto il campo di Rende, non si trova Rende ma si trova Commenda, che è una frazione di Cosenza. Vabbè. Comunque, detto questo, io intendo dire che noi dicemmo che il campo era pericoloso, piccolo, cioè, ragazzi, il ristorante domenica ha ragione Vittorio quando dice che l'ha convinto che siamo proprio sulla strada giusta per vincere il campionato, perché il Lecce domenica ha affrontato questa partita con lo spirito guerriero che ci vuole, non ha saputo tecnicamente trovare il bandolo della matassa e non l'ha trovato nemmeno in un minuto e a Rende non lo prova nessuno il però c'è da fare questa osservazione. Se ti esci fuori vincente da un campo in quel modo, avendo fatto una prestazione incolore, una prestazione, si è fatto mezzo tiro in porta, insomma, mentre gli altri hanno fatti, devo dire la verità, questa volta Perucchini, hanno sbagliato più loro che parlato Perucchini, però devo dire la verità, uscire vincenti lì mi ha dato anche a me la sensazione che è l'anno buono, e siccome sarà l'anno buono, però l'importante, come ripetiamo sempre noi tutti, non cugliamoci su questa situazione, perché noi da questa partita dobbiamo trarre l'insegnamento. Non esistono partite facili, esistono partite che vanno affrontate nel migliore dei modi, e Vittorio ora ha detto una cosa che anch'io sono d'accordo questa volta con lui in tutto, quando ha detto che la formazione non l'ha capita. Non l'ho capita neanche io. Quando si va a giocare si deve schierare i giocatori. Io rimprovero spesso Allegri per questa cosa. No, però Allegri vincerà il campionato. Però Allegri vince e quindi non gli si può di niente. La stessa cosa mi auguro sia di Liverani. Infatti, se voi fate caso, io nell'articolo che vi ho mandato l'ho intitolato satiricamente Nomen Omen, che in effetti significa nel nome c'è il destino, dicevano i latini, sempre saggi. E infatti mi sono divertito a dire Rende ci ha reso 3 punti, il Lecce non si arrende, Cosenza, che è calabrese, tra l'altro nato vicino a Cosenza, segna il gol decisivo, quindi a Cosenza. Ci deve essere qualche cosa, appunto, che il Padova, Deo, Palla, di Gianni Brera, è calcistico, perfetto. Però, da quanto capisco dei vostri ragionamenti, voi tendete a essere, diciamo, quasi attratti dal sarrismo, in questo momento si dice così, perché Sarri è uno che fa comprare i giocatori a De Laurentiis, però poi non li fa giocare perché la sua formazione è quella e lui deve vincere il campionato con quello, e non lo vincerà il campionato, perché chi ha capito tutto, che se ne dica, è Allegri, l'uomo che fa arrabbiare lo Juventino Pantani, fa arrabbiare pure me interista perché vince i campionati, però Allegri vince i campionati e vincerà pure questo, perché sta dando un turnover pazzesco a tutti, li tiene sulla corda tutti, ha una paga e vince là dove deve vincere. Posso interromperti un secondo? Ha vinto a Napoli una partita decisiva, ha vinto in Coppa Italia a Bergamo una partita che per lui è decisiva. Sarei completamente d'accordo con te se non esistesse quell'aggeggio terrificante che si chiama VAR, una cosa indecente. Tra domenica e lunedì e martedì e mercoledì abbiamo assistito a cose di una vergogna tale. Ma non della VAR, perché la VAR è il cretino che le interpreta. Il mezzo tecnico è quello, è lo stupido che lo interpreta. Distrugge. Vabbè, al di là di questo, voglio dire, dire la formazione che è sembrata strana è una formazione, a mio parere, che ha dato del minutaggio a tutti. E bisogna riconoscere, ha portato i 3 punti, ha dato del minutaggio, tutti stanno sulla corda,
nessuno è sicuro del posto, perché chiariamo questo, di Piazza e Caturano si devono mettere in testa che non sono sicuri al 1000 per 1000, 100% del posto. Non è un vantaggio. Perché questo non è una cosa giusta. Ognuno il posto se lo deve sudare e guadagnare. Capito, e il Lecce se lo sta guadagnando. Ho capito, ma i giocatori, guarda, tu si vede che hai comandato gli uomini e non sei stato uomo del sottocomando. Vabbè, di... è diverso. Un uomo sotto comando, se non sa di essere, se è uomo, se è preparato come persona, se non sa di essere certo del proprio posto di lavoro, no, si trova indeciso. No, la certezza del posto di lavoro ce l'hanno questo, perché stanno in una società che tutti riconosciamo, essere seria. Ma ti sembra normale? I giocatori hanno un potere. Se a me mi avessero detto, fossi stato in dubbio, ti posso assicurare che la situazione mi faceva stare sul chi vive. Io per esempio, un giocatore bravo io per deve esempio, essere sicuro. Io per esempio, io da interista sento dire settimanalmente, da questo momento in poi, anche quei precedenti, l'Inter si è spompata, l'Inter si è sgasata, l'Inter qua, l'Inter là. L'Inter, quando c'aveva giocatori buoni giocavano sempre quelli. L'Inter non vince, sapete perché? Perché gioca sempre con gli stessi. No, ora. Perché Icardi è inamovibile. Eppure quando Icardi è a terra continua a giocare, il che non è un aggiunto. Ecco, bravo. Però, quando si demotivano bene, gli altri. Quelli meglio devono giocare. Idem per Perisic, idem per qualche altro di questi, ma idem per Candreva. Nelle squadre ci deve essere un dosaggio anche di forze. Bisogna equilibrare le forze in campo, di volta in volta. Il Lecce lo sta facendo. Il Catania deve inseguire e l'inseguimento del Catania è abbastanza difficoltoso. Catania è peggio del Mario. Allora io delle parole, quelle che dite voi, non sono per niente d'accordo. Ma siamo d'accordo. Siamo d'accordo che tu non sei d'accordo. No, perché è normale. Siamo d'accordo che non siamo d'accordo. Non è normale, nella dialettica è non giusto, è normale che nei mesi, negli ultimi tre mesi, febbraio, marzo e aprile, si facciano degli esperimenti innanzitutto. A febbraio ci dovrebbe essere una formazione base, non c'è nel Lecce ancora la formazione base. Domenica ci sono stati su 11 giocatori 4 nuovi, non sono per niente d'accordo. Voi siete d'accordo, il minutaggio Mario si può fare nel secondo tempo, gli fai giocare Mauro che non gioca da molto tempo, lo fai giocare 20 minuti nel secondo e gli dai il minutaggio, ma non al primo minuto, mettendolo al primo minuto gli dai anche una responsabilità per cui lui è quello che sente. Resta in panchina Mario, chi Vittorio, resta, ma che resta in panchina è uno che fa parte dell'organico che ti ha risolto la partita la settimana precedente, ma gliela risolta la settimana precedente, non fa niente, non fa niente. Però, non ha... però c'è da fare un'osservazione. L'allenatore le vede tutta i giocatori, io non accetto questi vede colpi di testa. Di recupero, esatto, vede se sono bravo. Infortunati o mezzo infortunati. Cioè, questo non c'è vede cosa se sapere. Quello ha il ginocchio di cui quando il giornale non scrive hai niente. La partita, io poi... con Allegri, mi arrabbio sempre. Però, lui però poi vince le partite. Vince, caspita. Cioè Allegri, che dovrebbe mettere sempre la stessa formazione, alla fine si ritrova con Douglas Costa, a cui gli fanno il monumento. Un Matuidi che non dovrebbe giocare, a cui gliene fanno un altro. E dico... Cribbio, in un dato momento Allegri qualche cosa riesce. Allora, sì, no, Mario. Vogliamo dire, allora, il concetto rimane. Nel calcio è bello proprio perché ognuno pari, ha le proprie, è, ha la propria esatto, opinione, che non coincide con quella con l'amico con quale discute. È difficile trovare due tifosi che la pensino allo stesso modo. Appunto per questo, dato che c'è questo dato di fatto, io dico in partenza. Lasciamo lavorare il tecnico. Sì. Del resto la responsabilità sta sul tecnico, sta su lui. Perché se il Lecce non va in Serie B per un caso, noi saremo tutti a sparare su Liverani, a sparare su... saremo tutti a sparare là. Quindi il tecnico questo lo sa. Pertanto diamogli credito. Certo, il tecnico in questo momento sai su quale pericolo si trova? Sulla legge dei grandi numeri. Cioè il fatto che non abbia mai perso prima o poi... Volete sapere una cosa? Ora vi faccio ridere perché Vittorio mi dirà ma non è possibile. Hanno fatto una specie di sondaggio a Cosenza sull'allenatore più bravo che esiste nel nostro girone. Sapete chi è uscito? Branca è uscito. Che se viene a Lecce... Braglia. Che se viene a Lecce... Lo spariamo. A prendere la calci nel culo saremmo tutti qua. Che vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente nel calcio ci sono una multivarietà di opinioni. Ma perché qua a Lecce tutto sommato sappiamo
che aveva una squadra che poteva puntare veramente alla Serie B e l'ha spompata. E il Lecce è arrivato alle ultime partite letteralmente fuso, e quindi non ha saputo dosare, diciamo anche questo. Io non credo che questo Lecce possa arrivare fuso, e ti do ragione quando dici per motivi anche extracalcisti noi quest'anno vinceremo il campionato, e non è buono dopo 5 anni che abbiamo penato. Sarebbe meraviglioso. Però Mario, ecco, di un argomento di cui non vorrei parlarne, però siamo costretti a parlarne, perché da poche ore si è chiuso il calciomercato. C'era nel mese di gennaio una grande occasione, quella di rinforzare la squadra. La squadra è stata rinforzata, sì o no? La squadra è stata allargata dal mio punto di vista, sulla possibilità di poter mettere degli altri che non c'erano. E questo così si intende chiaramente quando mi si fa presente Legittimo, era del Lecce, è passato là, poi è ritornato. Ma Legittimo non è un titolare, però può essere comodo alla bisogna, diciamo. So pure che Tabanelli viene da una serie di infortuni, dico, però può darsi. Però non dimentichiamoci che a Lecce avevano provato a pigliare uno buono. Però ci sono parlando del famoso Materano, come si chiama? Però ci sono stati. Vittorio, tu ricordi che ci sono stati i famosi striscioni alla Villa Comunale, e anche questo. Grazie, gentilissimo. Allora Mario, io se la squadra si è rinforzata o meno, oggi il giudizio non lo voglio dare. Per me è come no, prima, no, insomma. Fammi dire una parola, perché non sto dicendo niente io. Io ieri sera ho letto un po' di commenti, ho seguito le ultime ore del calciomercato. Ho letto soltanto 2 o 3 che hanno parlato bene di queste, della campagna acquisti del Lecce, e decine e decine non sono stati d'accordo. Io non sto né con gli uni né con, no, grazie, non sto né con gli uni e né con gli altri. Io se non li vedo giocare 2 o 3 partite, perfetto, non una partita soltanto, perché una può essere una giornata storta del giocatore. 3 partite, dopo 3 partite io dirò se il Lecce ha comprato dei giocatori che hanno rinforzato la squadra oppure giocatori che non hanno rinforzato la squadra. La primissima impressione è che noi abbiamo ripetuto il mercato dell'anno scorso, Mario, il mercato che ci che vide partire 3 buoni difensori, Vineto, Giosa e Contessa. Contessa era uno dei degli unici 3 giocatori che sapevano crossare, e si prese un certo non meglio identificato signor Agostinoli. Poi mi è venuta in mente anche ieri sera un altro gennaio di 12 anni fa, 2006, mercato del 2006, del gennaio 2006, arrivano un tunisino chiamato Saidi che dissero vendeva tappeti in Piazza Duomo a Milano, e un certo venezuelano di nome Cichero. Cichero. Si rinforzò la squadra, ma giocarono 4 partite quello, e 6 partite. Quello che disse che vendeva tappeti io lo conosco bene. Oh. Quindi, ecco, allora non so questa campagna. Tu mi dici il Lecce si è rinforzato? No. Io ti dico no. Però siccome il Lecce è forte di suo, probabilmente il rinforzo, così come lo vedo io dal mio punto di vista, è che l'allargamento della rosa in questo momento rende più tranquillo il tecnico nel caso ci fosse bisogno di fare degli avvicendamenti. Tutto là. Ma il potenziale è rimasto quello di prima, indubbiamente. Però con minore possibilità di affaticamenti dovuti a intensa attività continuativa. Qua noi dobbiamo vedere che cosa succede a marzo, quello è il mese cruciale. Marzo stiamo è primi già, di aprile. 28 giorni voleranno, 4 partite voleranno, e stiamo a marzo. Mauro, aprile è finito il campionato, è finito. È finito il campionato, Mario. E non si possono fare. Magari finisse così con 4 punti di vantaggio. Senti Vittorio, noi abbiamo il Catanzaro, un'altra rognetta, mo. Che tu ci puoi illustrare se ci ha dato fastidio o meno. Sul Catanzaro, Mario, ti posso dire questo, che il Lecce ospiterà il Catanzaro domenica per la 15ª volta. Abbiamo giocato 14 volte, la prima volta nel 1947 in Serie B. In Serie B abbiamo giocato 4 volte e 10 volte in Serie A, quindi abbiamo giocato 14 volte fino ad ora. Di queste 14 partite il Lecce ne ha vinte 7, ne ha pareggiate 5,
ne ha perdute due, tutte e due per 2-1, una nel 51 e una qualche anno fa. Quindi diciamo trend favorevole. No, non è favorevole perché il Lecce ha vinto il 50% delle partite, no? 7 su 14. Il Catanzaro ne ha pareggiate 5 e ne ha vinte 2, quindi il 50% è uscito indenne, il 50% delle volte è uscito indenne dal campo di Lecce. Quindi non è favorevole proprio, il bilancio non è favorevole proprio a Lecce. Il Lecce ha segnato però molti gol, ne ha segnati 26, quasi 2 a partita, quasi 2 a partita, ne ha subiti pochissimi, 10 soltanto. Quindi potrebbe sembrare a favore, però come dico sempre, i numeri riguardano il passato, non c'entrano niente con la partita di domenica prossima. La partita di domenica prossima è da giocare, è un avversario che ci darà fastidio come ce l'ha dato sempre in passato. Ripeto, ha pareggiato 5 volte. Perché rimonta il Catanzaro, molto spesso si trova in svantaggio, però poi riesce a riagguantare il pareggio. Io la settimana scorsa ho detto una cosa e la ripeto oggi e la ripeterò sempre, cioè il Lecce per vincere la partita deve fare una grande partita. E siccome Arrende non ha fatto la grande partita ma ha vinto lo stesso, ecco perché vi parlo di un segnale extra calcistico, extra tecnico, che il Lecce vincerà il campionato, Mario. Ecco perché dovevo... Ma io sono allora, contento. Il Catanzaro al momento attuale è una mina vacante, rapidamente finisco, bisogna stare molto attenti, che le mine vacanti possono perdere in casa e vincere fuori, alternare risultati che sembrano impossibili, per cui domenica prepariamoci bene perché non è una partita facile. Il Lecce non può chiaramente, ovviamente, tirare il remo in barca. Il Lecce tutte le partite le deve affrontare con determinazione. No, poi con c'è una cosa, l'ultima cosa, Mario, aggiungo. Noi adesso giocheremo con 7 squadre altre che verranno qui a Lecce. Queste 7 squadre, Mario, prima erano 8 con il Catania ed era l'unica che veniva adesso a Lecce per vincere. Sono tranquille. Per vincere. Adesso verranno le altre 7 squadre non per vincere, non verrà nessuna squadra per allenarsi, però ecco, verrà per fare bella figura e per rubarci il punto. Sì, sì, che per loro è per motivo. Loro è motivo di prestigio, chiaro, no? Siamo andati in casa della capolista e abbiamo pareggiato la partita. Sì. Ecco, allora noi troveremo queste squadre chiuse. E come si superano le squadre chiuse, Mario? Si superano aggirandole dai lati. Andiamo avanti. Spero, può darsi che vinceremo pure col Catanzaro. Sperando. Gli auguri alla nostra squadra. Sperando che giovedì prossimo possiamo rivederci e salutare una vittoria. Che abbiamo portato un altro, speriamo, chiamiamolo mattoncino. Purtroppo io so che in questo momento è inutile che si dica, caro zio Vittorio, il buon Liverani si trova di fronte a un ostacolo grandissimo, che è quella che si chiama legge dei grandi numeri, e questa la temono tutti, perché quest'uomo che è venuto fino adesso non ha perso una partita, era meglio se ne avesse persa qualcuno. Non ne deve perdere altre 5, alla sesta partita la può perdere. Benissimo. Allora, ecco, la legge dei grandi numeri per altre 5. Eh no, perché stabilisce un bel record. Stabilisce, ecco, benissimo. Ecco, bravo, l'hai detto, cioè la squadra deve essere tenuta sulla corda con degli incentivi. Se fate il record avete questo, se segnate più gol avete quest'altro, cioè tenuti sempre con non le briglie. Non devono perdere le prossime 5 partite, bravo, Mario. Esatto. Lo ripeterò, non sono d'accordissimo. La sesta possono perdere. Non so con chi giochiamo la sesta la possono sono perdere. Sono d'accordissimo. Le 5 non le devono perdere. E questo accordo credo che coinvolga anche i nostri amici che ci stanno vedendo. Amici che noi ringraziamo ancora, così come ringraziamo doverosamente gli amici Luca e Daniele, che sono stati ci hanno ospitato con gentilezza. E che ci hanno portato anche... E che hanno lavato un pochino quella tara ereditaria che avevano della conoscenza del buon Mauro. Comunque Mauro, al di là di tutto, è sempre un grande amico. Pensate che ha fatto una corsa folle per arrivare in tempo a fare la trasmissione. Salutiamo i nostri amici, sempre dicendo forza Lecce. Salutiamo anche gli amici di Avellino, con un unico piccolo ramà, potevano tenerselo per un altro giorno, invece l'hanno mollato. Non l'avremmo avuto per ieri. Stavo bene, ieri ho inaugurato un locale di un amico, una cosa meravigliosa, un ristorante fantastico. Visto che siamo ai saluti, io saluto un mio amico Salvatore di Milazzo che ci segue, così come saluto un altro amico, Vittorio da Bari, che ci segue. Arrivederci e forza Lecce. Tutti gli amici tutti che ci seguono. Amici. Forza Lecce come sempre. Forza Lecce. E dimettiamoci anche Forza Avellino, fammelo dire. Dai, va bene, non appartiene a noi però. Ma insomma, a me sì.